Presentato all'Istituto Capitini di Perugia, il progetto, nato da una sinergia tra l'ufficio scolastico e il Consiglio regionale, porte aperte verso l'Europa. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Il progetto Porte aperte verso l'Europa, strumenti e attività di promozione per una cittadinanza attiva europea e locale, ha la finalità di far conoscere agli studenti delle scuole superiori tutte le opportunità offerte dalla comunità europea, sia per quanto concerne l'istruzione che la possibilità di lavorare all'estero. Si tratta di una sinergia realizzata tra l'Ufficio Scolastico Regionale, il Consiglio Regionale dell'Umbria, il Servizio Europa della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e ovviamente la rappresentanza in Italia della Commissione europea, per far conoscere sul territorio le linee guida dettate dal Parlamento europeo con il programma 2007-2013 Europa per i cittadini, che ha come obiettivo la promozione del concetto di comunità allargata e la conoscenza dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Io rappresento il Servizio Europa ed è un servizio della Regione dell'Umbria ormai istituito da oltre 20 anni. In questi 20 anni il SEO ha sempre cercato di avvicinare l'Europa ai giovani, soprattutto di far conoscere le nuove occupazioni. In un momento di grande crisi come questo, come quello che stiamo attraversando ora, è certamente necessario far comprendere quello che si sta muovendo intorno ai giovani, e credo che la riflessione di oggi serva a questo. Parlare di strategia 2020 significa parlare delle nuove opportunità, e la presenza del dottor Battistotti, direttore della rappresentanza della Commissione europea in Italia, sicuramente ci darà degli spunti di ulteriori riflessioni che magari successivamente approfondiremo. Credo che seminari di questo tipo debbano essere ripetuti proprio per avvicinare sempre di più le opportunità offerte dall'Europa ai nostri giovani. Il consigliere regionale Andrea Smacchi non ha mancato di spiegare ai giovani ruolo e funzioni dell'Assemblea legislativa Umbra, riassumendone per sommi capi le vicende storiche e accennando anche allo statuto della Regione Umbria, per poi sollecitare i ragazzi all'ascolto delle varie proposte illustrate da esperti e tutor. Ma innanzitutto la sensazione è che l'Unione Europea garantisce tantissime opportunità per i paesi, ma soprattutto per le persone che compongono i paesi dell'Unione Europea. In questo momento stiamo vedendo i dati, ci sono circa 1,5 milioni di opportunità di lavoro che in questa fase di drammatica crisi ancora sono a disposizione di tutti coloro che in qualche modo riescono ad andare in rete, riescono a stare nell'Unione Europea dal punto di vista della professionalità, dal punto di vista delle lingue, dal punto di vista anche di un'appartenenza e di una identità. Noi come Consiglio regionale stiamo cercando di andare fra i giovani, promuovere la cultura dell'Europa, promuovere quelle che sono le opportunità che l'Europa dà. Presto andremo a Bruxelles per in qualche modo portare questi ragazzi. Come Commissione Statuto stiamo facendo il giro delle città principali proprio per far conoscere la nostra regione, ma far conoscere anche le opportunità. A breve stiamo in qualche modo valutando l'opportunità di istituire una commissione per gli affari europei all'interno del Consiglio regionale. Sarà una commissione permanente che si affiancherà alle altre commissioni e che anche da questo punto di vista darà dei segnali e degli obiettivi importanti per quanto riguarda la nostra politica. Simonetta Silvestri, dirigente del Servizio Comitato Regionale per le Comunicazioni, ha spiegato quanto sta facendo il Consiglio regionale per la divulgazione delle tematiche e l'attività di cooperazione didattica già in corso a Palazzo Cesaroni, con incontri, seminari di studio con le scuole che hanno già aderito e con un'opera di formazione che si concluderà nel maggio 2013 direttamente a Bruxelles, nella sede della Regione Umbria, per la giornata che la stessa Unione Europea ha chiamato Porte Aperte, con visita alle istituzioni e varie manifestazioni. La scuola opera a diversi livelli. Innanzitutto nell'attività quotidiana l'Europa si inserisce nelle discipline curricolari e ogni forma di attività che viene svolta, perché oramai non è più un concetto astratto, è un concetto molto concreto che va dall'educazione civica alle relazioni interpersonali, a concetti anche poi curricularmente più pesanti nelle discipline come storia, filosofia, eccetera. Nello specifico noi ricerchiamo, comprendiamo che l'Europa è un
concetto un po' astratto, quindi cerchiamo, è anche complesso da capire e da far entrare nella vita delle persone, quindi cerchiamo il massimo di sinergia con le diverse realtà, con la regione, con gli enti locali, per sfruttare tutte le opportunità che l'Europa offre. E qua sarebbe lungo, però un breve accenno va fatto al programma europeo per l'istruzione, dove vedono la nostra regione avere dei buoni risultati, una partecipazione sensibilmente superiore alla media delle altre regioni. Ecco, che grado di consapevolezza hanno gli studenti, lei che ha un po' il polso della situazione? E là dove si lavora sull'Europa la consapevolezza è molto alta. Noi abbiamo un'interessante indagine che è stata fatta dall'Istituto di Gubbio, l'ITIS Cassata di Gubbio, dove hanno fatto una indagine chiedendo a nonni e genitori cosa sapevano dell'Europa e che si sentivano cittadini europei. Beh, il dato interessante di questa indagine è che le generazioni più giovani hanno una conoscenza migliore ed una consapevolezza dell'Europa maggiore, non solo, ma si identificano col concetto di cittadinanza europea molto più che le generazioni più avanti con l'età, quindi vuol dire che là dove si lavora nell'Europa poi i risultati si ottengono. Nell'incontro tenutosi al Capitini sono state illustrate diverse tematiche, la mobilità transnazionale, le prospettive occupazionali per i giovani, i servizi EURES della Regione Umbria per lavorare in Europa, le priorità per i giovani nella cosiddetta strategia Europa 2020 della Commissione Europea, i progetti rivolti alla conoscenza dei diritti umani. Analoga iniziativa sarà ripetuta a Terni, nella sala convegni ex centro multimediale.